Eccoci qua signori, buon pomeriggio a tutti, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi siamo qui per commentare le parole di Antonio Conte pre-Inter Napoli. Allora, parto con dire una cosa. Sto iniziando onestamente ad accarezzare l'idea di non fare più i video sulle conferenze stampa, perché sinceramente, ragazzi, le domande diventano sempre più boh. Cioè, il video sulla conferenza stampa è importante ed è un momento di approfondimento se arrivano le domande giuste. Ma se ogni volta arriva la stessa domanda che viene camuffata sotto forma di un'altra domanda, ma il contenuto è sempre lo stesso. Se si ripetono sempre le stesse cose, alla lunga, sinceramente, questi video diventano inutili. E io oggi, ancora una volta, ho sentito domande fini a loro stesse. Forse un paio sono stati interessanti, ma per il resto, sempre la solita solfa. Quindi, sinceramente, non lo so. Ditemi magari la vostra nei commenti, ma io, sinceramente, comincio a pensare che forse questi video sulle conferenze diventano inutili. E ripeto, non perché non le voglio più portare, ma è proprio la qualità della conferenza stampa che sto cominciando a non sopportare più. Comunque, fatta questa premessa, mi raccomando, iscrivetevi ragazzi al canale perché è totalmente gratis, non dovete spendere nemmeno un centesimo. C'è tipo il 50% di chi guarda i video che non è iscritto, quindi fatelo perché è totalmente gratis e mi aiutate a crescere. E poi attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, cominciamo subito. La prima domanda, ovviamente, è sul passato di Conte all'Inter, quindi che effetto fa Conte tornare a San Siro contro l'Inter, da capolista? Quindi questa sottolineatura da capolista. Conte dice, fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato, c'è un carico di emozioni, torni indietro nel tempo, è inevitabile ripensare a tante cose, a tanti episodi. Sicuramente un bel effetto tornare dove ho lavorato, dove si è anche vinto. Sono stati 2 anni felici. Il primo anno arrivammo secondi e perdemmo la finale d'Europa League, quella contro il Siviglia. Nel secondo vincemmo lo scudetto. È stata una bellissima esperienza che porto dentro di me, come tutte quelle passate che ho vissuto al massimo. Si parla poi del tweet di ADL. Stamattina ADL ha fatto un bel tweet che io sinceramente ho molto apprezzato e ovviamente gli chiedono un parere. Ora, approfitto di questa domanda per parlare del tweet di ADL. Allora, diciamo che alla fine ripete un po' quello che ha detto Conte, che sta dicendo Conte, ripetendo a pappardella da quando è iniziata questa stagione. È appena iniziato un percorso, ci vuole calma e pazienza per arrivare a meta. Poi dice, ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo. E su questo siamo tutti d'accordo. Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. Io qui fate finta che mi sto alzando in piedi e applaudo per 10 minuti. L'obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro di Inter, Juve, Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina. Vedete quante squadre sono state dominate? Ne abbiamo ben 7. Magari adesso possiamo togliere la Roma, perché la Roma mi sembra ormai fuori dai giochi. Siamo 6, tolti il Napoli. Quindi siamo 7. Giusto, giusto il numero necessario per i piazzamenti europei in generale. A conti fatti, De Laurentiis sta diciamo appoggiando Conte riguardo a questa cosa. E io non sono d'accordo quando si dice che questo messaggio può togliere entusiasmo. No, è proprio l'esatto opposto. Queste dichiarazioni arrivano perché evidentemente si sta notando che il tifoso sta forse covando delle aspettative troppo elevate per quello che è effettivamente il livello della squadra. Ragazzi, e ce lo stanno dicendo da inizio stagione, però evidentemente tanti non o fanno finta di non sentire o non accettano che noi non siamo all'altezza di lottare per un traguardo importante come il campionato. Il verbo ricostruire evidentemente non è stato percepito, non è stato compreso da tanti, perché tuttora si continua a dire che questa squadra deve lottare per lo scudetto e che se non lo fa è un fallimento totale. Sapete cosa mi ricorda questa cosa? Mi ricorda il primo anno di Spalletti, dove
A un certo punto il Napoli stava lì a lottarsela, poi ci sono state quelle due o tre partite consecutive che ci hanno tagliato fuori. Noi finimmo quell'anno terzi e lì ci fu la contestazione. Me lo ricordo benissimo perché io quell'anno già stavo su YouTube e mi ricordo che c'era la contestazione. Si è osato criticare una stagione dove tu sei ritornato in Champions League dopo i disastri fatti gli anni passati. Ecco, mi sembra la stessa cosa quest'anno. Tu stai lì al primo posto perché hai battuto il Como, il Monza, il Parma, il Lecce e quindi sei primo automaticamente, quindi tu devi lottare per lo scudetto e se non lo vinci hai fallito. Mi sembra la stessa identica cosa del primo anno di Spalletti, che io già so come andrà a finire, che tu a fine anno non sarai primo, possibilmente si spera essere almeno quarti. Questa narrazione del Napoli che deve lottare per lo scudetto sarà arrivata a un momento, a un punto talmente alto che tu a fine anno arriverai terzo, quarto, quinto e tutti saranno incazzati perché tu per un anno ti sei sentito dire che Napoli aveva tutto per lottare allo scudetto perché gioca una volta a settimana, perché c'ha l'allenatore che è Gesù Cristo che fa diventare Mazzocchi Beckenbauer e quindi così, io sono sicuro che andrà a finire così, mi ci gioco quello che volete, quindi io capisco perfettamente Conte e De Laurentiis, perché se stanno facendo questo, evidentemente perché lo stanno capendo che c'è in giro una narrazione esagerata nei confronti del Napoli. Comunque, chiusa questa parentesi, Conte alla fine che dice che non ha letto le parole e qualsiasi cosa abbia detto è giusto comunque che esprima il suo pensiero e che sono comunque sue considerazioni. Quindi, una risposta, diciamo, abbastanza normale. Ecco, questa domanda, no? I 3 punti sono i più importanti per l'Inter o per il Napoli di ricostruzione? Ma che domanda è? Io quando ho sentito questa frase, no? E poi ho sentito la risposta di Conte, io lì l'ho invidiato perché, cioè, questo è un discorso in generale, perché non è solo Conte che riceve domande del CAP. Ma in generale, quando un allenatore riceve una domanda che oggettivamente ti fa rimanere perplesso, e ogni volta che risponde con pazienza, cioè io ammiro e allo stesso tempo invidio la pazienza di tanti allenatori. Cioè, che vuol dire se sono 3 punti più importanti per l'Inter o per il Napoli? Cioè, boh, poi ovviamente è la domanda che genera la risposta ed è normale che Conte ti debba rispondere in questo modo, cioè sono importanti, sono sempre 3 punti, è inevitabile che affrontiamo una squadra che oggi è la squadra più forte. E ricordiamo quando aveva detto post Atalanta che l'Inter è più forte dell'Atalanta. Hanno lavorato benissimo ed oggi sicuramente si mettono in una posizione un po' più alta rispetto a tutte le altre. Sono 3 punti per loro e per noi. Si giocherà la partita e non andiamo a San Siro per sventolare bandiera in bianca prima di iniziare. Siamo convinti di giocarci le nostre carte e poi vedremo cosa accadrà. E cosa ti doveva rispondere, Conte? No, ci fanno schifo i 3 punti, speriamo di perdere. A me certe volte mi lasciano proprio perplesse certe domande. Sarà un test importante, ci misureremo con la migliore e sarà importante per capire i nostri progressi. Non dimenticate che ci arriviamo da primi in classifica. Può dire tutto o niente. L'obiettivo è di rimanere in testa alla fine della classifica. Alla fine della giornata, forse. Avranno sbagliato a scrivere. Anche perché, ragazzi, li rende scherzando? Questa poi è una domanda che viene fatta dopo. Tu alla fine di questa giornata, se perdi, rischi di essere quarto o quinto perché la classifica è cortissima. Quindi attenzione, che qua appunto si parla di scudetto, però nessuno si ricorda che abbiamo il quarto posto proprio alle calcagna. Anzi, il settimo posto alle calcagna. Perché dietro Fiorentina e Lazio vanno forti, eh. Domanda su Lukaku. È preoccupato della condizione di Lukaku? Conte, diciamo, ribadisce una cosa che era già stata detta in passato, cioè ogni santa conferenza c'è sempre la domanda su Lukaku e io lo capisco anche quando uno risponde così, però diciamo che è un po' sotto la luce dei riflettori che Lukaku non sta rendendo, perché ripeto, dall'ultima pausa nazionali, nelle ultime quattro, è stato determinante solo contro il Milan. E io voglio ricordarlo, un triennale da 6 milioni e mezzo a Lukaku. Fino a un certo punto capisco questa reazione, però poi dico anche, però perché sta rendendo al di sotto? Ovviamente dice una cosa giusta, cioè la crescita di Lukaku dipende anche dalla crescita della squadra. Ci sono state partite dove Lukaku è stato servito male, dove la squadra ha giocato male nei confronti di Lukaku, ma ci sono anche delle partite dove proprio lui, dal punto di vista individuale, sta fornendo prestazioni insufficienti.
cito giusto l'ultima, l'Atalanta, però ce ne sarebbero anche delle altre. È la squadra che deve crescere, ma sono fiducioso perché li vedo ogni giorno che hanno voglia di lavorare e migliorare. Vedo tanto impegno e non ridurrei a un singolo giocatore, non è giusto anche nei confronti degli altri. Quindi qui che torna appunto il noi e non l'io. Poi domanda su Lobotka, come sta? Dice, vabbè, il valore di Lobotka lo conosciamo tutti. Si è allenato da metà settimana, quindi mercoledì. L'abbiamo anche un po' gestito, ma sta bene. Ha recuperato ed è a disposizione. Che possa partire dall'inizio o no, lo valuteremo. Quindi è recuperato, sicuramente andrà in panchina, nella peggiore delle ipotesi, però non è scontato che possa partire dal primo minuto, ecco. Approfitto di questa cosa per dire pure che Lobotka è stato convocato da Calzona con la Slovacchia. Io sinceramente avrei evitato, perché comunque Lobotka è appena rientrato, è un giocatore fondamentale per il Napoli e io sinceramente avrei evitato di convocarlo, perché non sia mai poi lui va a giocare in nazionale e c'è magari una ricaduta. Vorrei evitare una roba del genere. Altra cosa, è stato anche convocato Lukaku. La squadra come ha reagito dopo la sconfitta? Sconfitta che tra l'altro mancava da Ferragosto. È stata una settimana normale di lavoro, ma anche di video, quindi si è analizzato la partita nel dettaglio. Ci sono tante cose da valutare, capire perché c'è stato questo inciampo, quanto ha inciso la forza dell'Atalanta, quanto alcune situazioni che noi possiamo migliorare, ma abbiamo lavorato e c'è sempre grande sfida e voglia di misurarsi. Sanno che attraverso l'allenamento e le partite c'è una fase di miglioramento. Cosa dovete fare per mettere in difficoltà l'Inter? Dobbiamo giocare la partita, poi è inevitabile se pensi di andare lì a fare da sparring partner, ad aspettare i cazzotti, non è questa la nostra idea. Ora, che cos'è lo sparring partner? Faccio un esempio per farvi capire. Quando un pugile si deve allenare, si allena sempre con un altro, diciamo con un collaboratore, che incassa i pugni proprio perché è una forma di allenamento quello, no? Ecco, lo sparring partner è il collaboratore, cioè è quella persona che va lì che deve fungere da allenamento per qualcuno. Facendo una parafrasi, noi non andiamo a San Siro per fare le marionette che devono star lì a prendere i gol e a non fare niente. Ecco, questo è un po' il sunto di quello che ha detto. Quindi si va a San Siro per giocarsi la partita e questo è il minimo. Poi domanda sulla solidità. Ha dato solidità difensiva, ora il prossimo passo è migliorare la proposta offensiva. E dice Conte, c'è da migliorare su tutto. Migliorare da primi in classifica significa comunque ricercare l'eccellenza in assoluto. E continuiamo a lavorare per soddisfare tutte le esigenze che avete. Ora, sì, primi in classifica, però voglio ricordare che comunque il Napoli ha tipo il settimo o il sesto attacco del campionato. C'è da migliorare. Hai fatto 18 gol in 11 partite. Il miglior attacco ne ha fatti 29. Ricercare l'eccellenza, quindi cioè, l'attacco attuale del Napoli basta e avanza. Io non sono d'accordo con questa cosa. Cioè, io non penso che migliorare l'attacco voglia dire ricercare la perfezione, ricercare le eccellenze. Potevo capire che eri il secondo miglior attacco, no? Che stavi a un gol dal primo, dici là, non puoi dire niente. Ma noi in questo momento abbiamo un problema in attacco. Siamo la sesta forza del campionato a livello di gol fatti. Migliorare un attacco che al momento è sesto non vuol dire ricercare l'eccellenza. Ricercare l'eccellenza vuol dire essere il miglior attacco e migliorare ancora. Quello per me vuol dire ricercare l'eccellenza. Prossima domanda. Ci sono sei squadre in quattro punti. La sfida può essere determinante per la corsa. Poi sottovoce dice scudetto. Si continua a parlare di questo benedetto scudetto, è incredibile, non ce la fanno. 6 squadre in 4 punti e io aggiungo potenzialmente 7 squadre in 5 punti perché c'è il Milan che deve recuperare la partita. Dice Conte, se parliamo di 6 squadre ci metti dentro il discorso scudetto, Champions League, Europa League eppure Conference. Proprio perché sono tutte in pochi punti si capisce la difficoltà del campionato ed è... Questo è vero, e questo diciamo che è anche un po' una mezza risposta a chi appunto dice che se il Napoli non vince lo scudetto è fallimento. Ragazzi, c'è il rischio, tra virgolette, il rischio che tu a fine giornata possa essere quarto, perché c'è Atalanta Udinese, c'è Fiorentina Verona, Monza Lazio, Juventus Torino. Se queste squadre vincono le rispettive partite e tu perdi con l'Inter, ti ritrovi al quarto posto a pari punti con Atalanta, Fiorentina e Lazio e a un punto dalla Juventus. Quindi tu potenzialmente
potresti essere a fine giornata, nella peggiore delle ipotesi, a un punto dal sesto posto. Attenzione, perché in questo momento ai piani alti c'è pochissima distanza, cioè siamo tutte lì. Tu con due sconfitte potresti ritrovarti a pochissimi punti dal quinto e sesto posto. Tanti che parlano di scudetto, però pochissimi che dicono: attenzione, però, perché siamo lì lì anche per uscire fuori dalle prime quattro. Quest'anno, almeno fino a questo momento, c'è tantissimo equilibrio lì davanti. Sembrerebbe una lotta Champions molto agguerrita, ma in generale una lotta per i posti europei molto agguerrita. E ve lo ripeto, il Milan, che è in questo momento settimo, se vince contro il Bologna va a 20 punti, quindi tu ipoteticamente saresti a 5 punti anche dal settimo posto, che in questo momento vuol dire Conference. Quindi attenzione ragazzi, perché quest'anno la Fiorentina e la Lazio stanno dimostrando che c'è molta, molta concorrenza per i posti europei. E pensate che non c'è la Roma, cioè, perché in questo momento la grande assente è la Roma. Ma se ci fosse anche la Roma, noi staremmo parlando di 7-8 squadre in corsa per il quarto posto. Dobbiamo stare molto attenti, perché qui ci vuole un attimo per andare giù, ok? Prossima domanda: sarà soddisfatto dopo aver visto cosa con l'Inter che è mancato con l'Atalanta? E qui Conte torna a parlare della partita con l'Atalanta, gara che comunque a livello statistico è stata equilibrata. In altre partite siamo stati più concreti noi a sfruttare le occasioni. In questa gara l'Atalanta le ha sfruttate di più. È vero, però c'è comunque da dire che in quelle occasioni anche il Napoli ha facilitato il lavoro dell'Atalanta, perché noi comunque le abbiamo analizzate i gol, le marcature chilometriche su De Ketelaere e su Lookman. Quindi l'Atalanta ha sfruttato le sue occasioni, ma il Napoli ha facilitato il compito all'Atalanta. Con l'Inter mi aspetto di giocarmela come con l'Atalanta, magari con più qualità in fase conclusiva, magari con più forza nei duelli. Ecco perché anche lì il Napoli ha perso la partita. Poi c'è una domanda che sinceramente voglio evitare, perché si è parlato della ricostruzione a livello societario, quindi del centro sportivo e tutte queste cose. E sinceramente non voglio parlarne, perché è un'offesa all'intelletto umano questa domanda. L'ultima: manca un marcatore brevilino su attaccanti così rapidi? Cioè, che vuol dire? Cioè, se tu giochi contro Lookman ti serve un marcatore più piccolo, perché così. Boh. Boh. Non, questa domanda sinceramente, cioè, vedete. Per questo io vi dico, cioè, le domande che arrivano sono veramente di una bassezza che io non ho idea, onestamente. Come risponde qui Conte? Sull'uno contro uno è importante lavorare di squadra. Se si isolano uno contro uno forte, proprio nell'uno contro uno, metti in difficoltà il tuo calciatore e metti l'avversario nelle migliori condizioni. Quindi praticamente ha detto che non è un problema di marcatore brevilineo o longilineo. È un problema di squadra. Se tu lasci un giocatore da solo nell'uno contro uno, è normale che quello ti purga se è bravo nell'uno contro uno. E ragazzi, l'esempio perfetto è il gol di Kvara contro il Milan. Quello è l'esempio perfetto. E quindi, ragazzi, questa è stata la conferenza stampa. Onestamente, boh, non lo so. Domande sempre più che mi lasciano perplesso. Detto questo, ragazzi, ditemi un po' la vostra. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, ragazzi, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani col prepartita. Forza Napoli sempre. Io vi auguro un buon proseguimento di venerdì e ci vediamo appunto domani. Ciao!